Mio papà, venendo da Biandronno, è venuto nel 1935 ad acquisire una bottega già esistente, con, può immaginare, grandi difficoltà a tempo di guerra e dopo la guerra. Come ho detto prima, i clienti soprattutto erano gli operai che andavano sia ai marchetti a lavorare con la loro bici o in altri posti. Corridori, quei tempi ce n'era uno per paese, ma non era molto supportato perché per le famiglie chi andava a correre in bicicletta perdeva tempo. Invece posso anche dire che con grande sacrificio suo, perché sono due sorelle maggiori, 6-7 anni meno di me, hanno provato, perché mio papà con le fatiche che faceva lui intendeva che il figlio facesse un lavoro più tranquillo, e con grandi sacrifici suoi e delle mie sorelle che lavoravano in camiceria mi hanno mandato al Covianchi. E senza grande esito, perché comunque io ero sempre come potevo, ero sempre lì in bottega, perché io sono cresciuto nell'immediato dopoguerra, la bottega piena così, in mezzo alle discussioni tra Bartagnani e Copiano, perciò... e ho visto correre tutti, da Bartagnani in avanti li ho visti correre tutti. Dopo tornato da militare, ho detto a mio papà: se vuoi farmi morire in 3 mesi, mettimi dentro in un ufficio. E ho continuato con lui. Lui purtroppo è mancato presto, nel 72, e va bene, ma io ho 21 anni. Poi i sacrifici, se fai un lavoro di passione, non ti costano, e sono andati avanti. E appunto, come dicevo, gli anni fondamentali che c'erano tutti, quando venivano tutte le squadre, lì c'era la Venese, Caravatese, Sestese, Paternatese, la Rona perfino, e venivano anche da Lugano. E avevo sempre un cortile pieno di ragazzi, sono stati anni bellissimi, e naturalmente io sponsorizzavo le squadre, gli davo le biciclette, insomma, corso un po' dappertutto. E poi avere a che fare con quei ragazzi lì per tanti anni è stata una roba bellissima. E adesso ormai in provincia di Varese, sulla città di Varese, ce n'è pochissime. C'è tanti amatori che vanno in bicicletta, poi anch'io ho sempre un occhio di riguardo a quelli che in bicicletta vanno a spasso. Infatti nel 1982 ho ideato la prima bici, forse con in Europa, per quelli che fanno i viaggi con le borse, eccetera, la Romeo Explorer. Romeo Explorer perché era destinata, anzi con quella lì io vado in giro ancora a spasso tranquillo, perché finché mi sento sicuro, sempre più lentamente qualche giretto lo faccio, anche se ho 80 anni comunque.